Quando si pensa agli astronauti che vanno nello spazio, probabilmente si immaginano le cose più belle che possono fare lassù. Prima di tutto, volare come un supereroe per tutto il tempo. Gli astronauti si aggrappano a dei cavi e usano la forza delle braccia per spostarsi tra i moduli. Probabilmente ci vuole un po' di tempo per abituarsi a questo modo di muoversi, ma in un paio di mesi nello spazio possono diventare dei veri e propri acrobati. Inoltre, leggono libri, guardano film o scattano fantastiche foto della Terra attraverso le finestre della cupola, una speciale area di osservazione della stazione spaziale. Inventano anche nuovi giochi, come quello in cui cercano di colpire un bersaglio o in cui si sfidano da un capo all'altro della stazione il più velocemente possibile. E gli sport a gravità zero devono essere davvero fantastici. Immagina di giocare a calcio lassù. È l'unico modo in cui farei una rovesciata pazzesca. È bello come mangiano o cercano di prendere un boccone da un cucchiaio galleggiante. Ma oltre a tutte queste cose divertenti, hanno anche bisogno di dormire. E questo non è così facile nello spazio. L'assenza di gravità può essere bella quando ci si diverte e si vola attraverso la camera, ma non è certo il massimo quando si è stanchi e non si vede l'ora che la testa tocchi il cuscino, perché nello spazio questo non succede. Gli astronauti devono invece dormire in piccoli sacchi a pelo attaccati alla parete. In questo modo non possono fluttuare o sbattere contro qualcosa mentre dormono. Lassù non ci sono sonnambuli, ma solo chi dorme e galleggia. Nel 1961 un astronauta ha orbitato intorno al nostro pianeta per ben 17 volte a bordo di una navicella spaziale, dimostrando che gli esseri umani possono vivere, lavorare e dormire nello spazio. Ma solo perché è possibile non significa che sia facile. Alcuni astronauti hanno descritto la loro capsula spaziale come un piccolo bidone dell'immondizia e la cabina stessa come grande quanto il sedile anteriore di un maggiolino Volkswagen. Dormire nello spazio è molto diverso dal dormire sulla Terra, ma molto diverso. Nello spazio non esistono un su e un giù, quindi gli astronauti possono scegliere la posizione che ritengono più comoda. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli alloggi per dormire hanno le dimensioni di una cabina telefonica. È uno spazio ristretto e non è bello come il resto delle cose che ci sono lassù, ma bisogna accontentarsi. Gli astronauti devono dormire vicino a una presa d'aria per assicurarsi una buona ventilazione. Respirare è più difficile nello spazio, perché l'anidride carbonica espirata può formare una bolla intorno alla testa, il che può essere problematico perché potrebbe non arrivare abbastanza ossigeno. Gli astronauti coprono le finestre per bloccare la luce solare e possono indossare maschere per dormire, proprio come fanno alcune persone sulla Terra per bloccare la luce. Il sole nello spazio può essere molto luminoso, anche con le tendine delle finestre, perché non c'è l'atmosfera a filtrare la luce solare. Quante cose che diamo per scontate qua giù! Inoltre, la stazione spaziale orbita intorno alla Terra ogni 90 minuti, quindi gli astronauti possono vedere una nuova alba ogni ora e mezza. La stazione può essere anche rumorosa, dato che ci sono tutte le ventole e le altre apparecchiature. Per questo gli astronauti a volte indossano tappi per le orecchie per dormire meglio. Tutti noi diventiamo scontrosi se non dormiamo abbastanza, con o senza gravità. Non solo. La mancanza di sonno può influire sulla pressione sanguigna, sul sistema immunitario, sull'equilibrio e sulla salute in generale. E quando non ci si sente bene lassù, è molto più difficile che sulla Terra. La NASA prevede per gli astronauti circa 8-8 ore e mezza di sonno al giorno, ma quelli che lavorano sulla ISS in media dormono 6 ore, perché l'ambiente spaziale può disturbare i loro schemi di sonno naturali. Ecco perché non è così insolito soffrire di insonnia e privazione del sonno quando si è nello spazio. Anche le temperature non sono molto confortevoli. Gli astronauti a volte subiscono cambiamenti negli orari, devono fare lunghi turni di lavoro o portare a termine compiti assegnati di notte. Tutto questo è contrario a un buon sonno. Per questo motivo la NASA si occupa di educazione al sonno e promuove speciali tecniche di rilassamento per aiutare i membri dell'equipaggio a dormire meglio. Sogni e incubi sono comuni nello spazio come sulla Terra. Non si può evitare che la mente inventi scenari diversi mentre si dorme. Alcuni astronauti russano anche lassù. Avete presente la sensazione che si prova quando ci si sveglia, intontiti e fiacchi? È come se il corpo e il cervello stessero ancora cercando di recuperare e di svegliarsi completamente. Potreste sentirvi un po' disorientati e potrebbe essere difficile pensare chiaramente o muoversi rapidamente.
si tratta della cosiddetta inerzia del sonno. Questa sensazione di solito scompare dopo un po' di tempo, ma probabilmente è molto più difficile liberarsene nello spazio, perché molti astronauti ne soffrono. E anche se le condizioni di sonno fossero perfette, il solo fatto di trovarsi nello spazio probabilmente disturberebbe il ciclo naturale sonno-veglia del corpo. Due cose regolano questo ciclo, il processo S e i ritmi circadiani. Il processo S controlla se siamo addormentati o svegli durante il giorno. Nello spazio il corpo dorme meno profondamente, il che significa che il processo S subisce dei cambiamenti. I ritmi circadiani aiutano anche a regolare il nostro orologio corporeo interno. Nello spazio, dove gli elementi come l'esposizione alla luce e al buio sono del tutto inutili, non si può semplicemente puntare la sveglia alle 7 del mattino. Almeno lassù avrei una buona scusa per non farlo. Per aiutare gli astronauti ad adattarsi, la NASA ha aggiunto un'illuminazione speciale all'interno della stazione spaziale, che imita una normale giornata sulla Terra. Si cerca di bloccare la luce esterna di notte e di fornire abbastanza luce durante il giorno per aiutare gli astronauti a rimanere svegli e a dormire il più possibile nei momenti giusti. Gli astronauti devono fare attenzione a non esporsi alla luce blu dei dispositivi elettronici, perché anche quella disturba il sonno. Questo consiglio mi suona familiare. Dobbiamo trovare quanti più trucchetti possibili per dormire meglio, perché non vogliamo andare in missione su Marte e arrivare nella nostra potenziale nuova casa tutti scontrosi e lunatici. Inoltre, le persone che parteciperanno a queste speciali missioni spaziali non avranno a disposizione lo stesso spazio degli astronauti sulla ISS. I loro alloggi non saranno come le comode camere da letto che hanno sulla Terra, ma saranno comunque bui, silenziosi e soprattutto personali. Allo stesso tempo, dite addio alla privacy durante il viaggio verso la Luna. In queste missioni, i membri dell'equipaggio avranno meno spazio per dormire. Sarà come andare in campeggio con gli amici, ma con poche tende. E immaginate il jet lag nello spazio. Di solito colpisce gli astronauti ancora prima di arrivare alla stazione spaziale. Per ovviare a questo problema, gli astronauti iniziano a modificare i loro programmi di sonno alcuni giorni prima del lancio nello spazio. Cambiano gli orari di sonno e di veglia, per adattarli all'ora del giorno e al fuso orario del luogo di lancio. Una volta raggiunta la stazione spaziale, dove lavorano insieme astronauti di diversi paesi, tutti passano a utilizzare un'ora comune chiamata Greenwich Mean Time, GMT. Questo aiuta tutti a sincronizzare gli orari, perché è un orario intermedio che può essere facilmente compreso da persone provenienti da diverse parti del mondo. Per aiutare i membri dell'equipaggio a dormire meglio, gli scienziati hanno simulato le missioni spaziali sulla Terra. Al Johnson Space Center esiste un habitat speciale chiamato Hera, che ha quasi le stesse dimensioni di una base lunare o di una navicella spaziale. Gli equipaggi vivono lì per determinati periodi e i ricercatori studiano i loro modelli di sonno e le loro prestazioni. La NASA sta progettando un interessante esperimento chiamato Crew Health and Performance Exploration Analog. La prima missione dovrebbe iniziare presto, con 4 membri dell'equipaggio, un comandante, un ufficiale medico, un ingegnere di volo e un ufficiale scientifico, che vivranno in un habitat chiamato Mars Dune Alpha. Vivranno nell'habitat ricreato e stampato in 3D e faranno esercizio fisico, cucineranno, puliranno, faranno altre cose e raccoglieranno dati proprio come farebbero sul pianeta rosso. Insomma, mancano ancora 1 o 2 decenni alle prime missioni umane su Marte, ma è meglio affrettarsi e prepararsi bene.